Ecco qua, ho fatto la mia serata in Sardegna, abbiamo suonato blues, sto per comprarmi questa casetta anche che mi piace, basta, me ne frega un cazzo, adesso parlo dell'Inter, adesso gli do un po' di tempo al cinese di me. Non mi interessa più, mi faccio i cazzi miei, vivo tranquillamente. Ehi tu, sto parlando con te, calciatore. Puoi venire all'Inter? Pochi soldi? Pochi soldi. Non vuoi venire? Ma noi siamo l'Inter, quelli del triplete. Non te ne frega un cazzo? Ah. Hai un amico che gioca un pochettino bene, lo possiamo prendere, ma perché siamo allo sbando. Dobbiamo prendere qualcuno, ma non lo sappiamo. Sì, no, 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 perché io devo pagarmi i miei debiti personali tramite l'Inter. Sì, ho preso sui 90 milioni con quella Champions, ne ho investiti solo 20. Cazzo me la fa? I tifosi, ma dei tifosi non me ne frega un cazzo a me. Ne ho investiti 20 milioni, ma per tappargli la bocca. Mi sono rimasti 60 milioni e me li metto via per i bie. No, se no vengono a prendermi. Ma io non la mollo l'Inter. Un'altra tetta dove la trovo? Come l'Inter. I tifosi, lasciali perdere, tanto hanno fatto 40.000 abbonamenti, sti pirla. Vieni che te lo dico piano, 40.000 abbonamenti hanno fatto, sti pirla. A loro gli va bene tutto, che cazzo te ne frega? La curva, devono stare muti, ma co? La curva, muti, zitti, sghisce, via. No, lasciali stare. Io devo fare soldi, quelli della Champions, primo coppette, coppettine, perché devo pagarmi i cazzi miei. Zitto, stai zitto. Comunque, se hai un amico calciatore che prende poco, un attaccante pure scadente, diccelo che 1 milione l'anno glielo possiamo dare, raspa qui, raspa lì. Ma io devo pagarmi i debiti miei per i cazzi. Li sto mettendo via i soldi. Dell'Inter non me ne frega, zitto, stai zitto, non farti sentire però. Scherzando, si dicono le cose, è così che sta andando, ma voi non aprite gli occhi perché siete dei pirla, ve lo stiamo dicendo in tutti i modi, ma voi siete dei quest'allenatore lo tenete per altri 20 anni. Allora tu non hai capito l'aziendalista lì cosa vuole fare. L'aziendalista vuole fare come alla Lazio.